di nuovo insieme, riprendiamo parlando di calcio. Tra i tifosi del Parma ci sono già polemiche per il divieto di trasferta per i non possessori della tessera del tifoso per la trasferta di domenica a Cesena, un divieto imposto dall'osservatorio del Ministero degli Interni sulle manifestazioni sportive. Tra gli stessi tifosi gialloblu però serpeggia un po' di preoccupazione per il futuro assetto societario. Vediamo perché. Sarà sentito. Molti dei giornalisti fiorentini che seguono quotidianamente le vicende della società e della squadra viola ne sono pressoché certi. Pietro Leonardi da giugno sarà il nuovo direttore generale del club dei Della Valle. Beati loro che sono così sicuri e ritengono di essere così bene informati. Che la Fiorentina abbia messo nel mirino il manager del Parma per sostituire Pantaleo Corvino non è un mistero. L'offerta ci sarebbe stata, il pressing continua. Leonardi ha però un contratto che scade nel 2014. Per il momento preferisce non commentare, ma sembra proprio che non abbia intenzione di lasciare l'Emilia per continuare così il lavoro intrapreso negli ultimi anni. Il presidente Ghirardi, dal canto suo, stima fortemente il suo dirigente e non vuole farselo scappare. Gli avrebbe proposto un rinnovo fino al 2017, ma per il momento la firma non c'è stata. Ne riparleremo in estate con tranquillità, aveva dichiarato ieri al nostro TG il patrono. Riascoltiamolo. Con Leonardi c'è molta serenità, condividiamo il volere di continuare a stare assieme, c'ha ancora 2 anni di contratto, dunque adesso le problematiche sono altre. Abbiamo una partita importante domenica, abbiamo da finire questo campionato, ci siamo stretti la mano ancora mesi fa, dove abbiamo concordato di continuare questa collaborazione, questa, diciamo così, volontà di continuare questo progetto Parma. Il cornuto però è sempre l'ultimo a saperlo, aveva aggiunto lo stesso presidente. I tifosi iniziano a nutrire qualche dubbio. Se Ghirardi e Leonardi sono d'accordo, perché tutte queste voci e perché aspettare, si domandano? Una situazione che rischia di creare qualche turbativa alla squadra in un momento molto delicato nella settimana che precede la sfida di domenica a Cesena. Ne continueremo a parlare anche nell'edizione di questa sera delle 19:30. Ora passiamo all'economia.